Nel video di oggi parliamo dei prodotti terminati del periodo. L'attenzione di questo video è particolarmente concentrata sui prodotti per i capelli. Sto utilizzando in questo periodo molti più prodotti rispetto alla mia solita zona di comfort, quindi sto provando in particolare diversi leave-in, quindi dei balsami post shampoo, quindi prima dell'asciugatura, e quindi ne ho provati alcuni. Oggi ve ne faccio vedere due in particolare. Restando un attimino fuori dall'ambiente capelli, vi voglio parlare di uno scrub che ho utilizzato per un periodo della Judy Farm, lo Sfero Gel Viso, lo scrub idratante, è un esfoliante delicato, eccolo qui. Si tratta di uno scrub idratante estremamente delicato, al suo interno ha queste microparticelle, queste microsfere che appunto hanno questa azione esfoliante. È un'azione molto delicata, quindi se voi cercate un esfoliante estremamente delicato è un prodotto che può andare bene. Se cercate qualcosa di più strong ovviamente no, tant'è che infatti per quanto mi riguarda io non amo questa tipologia di prodotti, ma amo degli scrub più consistenti, tant'è che io utilizzo quello della Saint Eve, e quindi non lo ricomprerò. A me era stato dato dal dermatologo per andare a tentare di ridurre le bollicine da Couperos che ho sulla fronte, però sono diciamo è troppo delicato secondo me per fare un reale effetto sulle bollicine, quindi ciao. Ho terminato questa cremina. Questa è una crema mani della Bioteca Italiana alla Magnolia. Allora, io questa qui l'ho acquistata da Tigotà. È carina, è una crema che fa il suo lavoro. Ha un buon profumo, rende le mani, comunque le mani idratate e non rimane troppo appiccicoso, troppo pesante, quindi mi è piaciuta, me la portavo al lavoro, tra una pausa e l'altra la andavo a riapplicare. Capelli, finalmente andiamo alla sezione dei capelli, iniziamo dagli shampoo, ne ho due, così sono quattro. Della Noa lo shampoo protezione colore con fitocheratina da riso, questo è un litro, è un prodotto professionale senza siliconi, parabeni, parafina, oli minerali, DEA e SLS e è per capelli colorati con mesh, colpi di sole o trattati, questo qui. Allora, è un buon prodotto, perché su questo non ci sono dubbi, è un buon prodotto. Non mi piace però che fa poca schiuma, per me uno shampoo deve fare schiuma per pulire, io devo avere l'effetto schiumogeno, devo sentire la schiuma sui capelli per avere secondo me l'effetto, quindi ho questa sensazione, con questo non l'avevo, tant'è che per poter avere la sensazione di capelli comunque puliti dovevo fare almeno un paio di shampoo, cosa che normalmente non faccio perché normalmente io ne faccio uno, quindi pur essendo un ottimo prodotto, pur essendo tanto e avendo comunque un rapporto qualità prezzo molto buono, perché se non ricordo male l'ho pagato una ventina di euro, non lo ricompro proprio perché appunto per avere un effetto lo devo applicare di più. Della Olaplex il 4P, praticamente lo shampoo tonalizzante per capelli biondi, questo qui, quindi lo shampoo viola della Olaplex. Ora, questo è il corrispettivo viola del numero 4, dello shampoo numero 4. Ne vale la pena acquistarlo? In realtà secondo me no. Secca i capelli, io ho notato che tutti gli shampoo che hanno la tonalità all'interno viola, quindi che vanno a tonalizzare i capelli biondi, tendono anche a seccarli. Ho provato diversi prodotti tonalizzanti e tutti quanti hanno dato l'effetto appunto di andare a seccarmi i capelli. Non lo ricomprerò quindi proprio per questo motivo, quindi preferisco la versione normale eventualmente associare a un altro shampoo tonalizzante che utilizzo proprio per quello scopo. Un altro prodotto che ricomprerò, anzi ho già ricomprato, è della Primark lo shampoo secco, questa è la versione invisibile. Mi piace molto perché per il prezzo 2,40 euro ha innanzitutto tanto prodotto, perché sono 200 ml, quindi sono tanto come prodotto, fa il suo lavoro perché i capelli sono rinfrescati, sono più volumizzati, più voluminosi, e quindi consentono almeno per un giorno di evitare lo shampoo o comunque dare volume a dei capelli che magari si sono un pochino appiattiti, quindi è un ottimo prodotto, lo andrò sicuramente a ricomprare.
Un altro prodotto che ho già ricomprato perché mi piace veramente tanto è della Milk Shea, l'Incredible Milk. È un leave-in che ha 12 effetti e ve li leggo, metterò mano perché altrimenti non lo leggo. Allora, ripara tutti i capelli, disciplina il crespo, previene le doppie punte, protegge dal calore, garantisce maggior tenuta della piega, incredibilmente districante, brillantezza estrema, dona corpo e volume, facilita l'utilizzo della piastra e o ferro, protegge e mantiene il colore, protegge da raggi UV, liscia la cuticola. Mi piace tanto perché i capelli sono effettivamente più idratati, sono effettivamente più disciplinati, più facilmente lavorabili e decisamente appunto anche il lavoro della piastra è più facile. Ha un profumo molto coccoso, probabilmente tra un cocco e un miele. Mi piace, nonostante io non sia appassionata di queste profumazioni, e l'ho ricomprato proprio per questo motivo, perché comunque come prodotto mi è piaciuto molto e mi sta piacendo. Un prodotto che mi è piaciuto, che ho ricomprato ma che mi sono persa e che non trovo più praticamente, quindi adesso dovrò andarlo a ricomprare sicuramente da qualche altra parte, non ho idea di dove lo abbia disperso, è della Kiko, della linea Hair Care della Kiko di Rossano Ferretti, quindi la linea realizzata in collaborazione con Rossano Ferretti, e è il termoprotettore idratante appunto della Kiko. Mi piace, l'ho comprato e lo riacquisto perché vado ad alternare diversi prodotti come il leave-in. Forse c'è pochino prodotto perché sono comunque 100 ml e il costo è simile più o meno a quello della milkshake, che sono 150 invece di a differenza di millilitri. È un buon prodotto, fa quello che fa, che deve fare, quindi i capelli sono protetti, sono comunque un pochino più idratati, quindi è un buon prodotto da questo punto di vista e dice, comunque lo ricomprerò se non trovo quello che ho perso per casa. È un prodotto che io avevo nella mia dispensa dei prodotti di riserva da molto tempo, però non lo utilizzavo mai. Ho deciso a un certo punto di andarlo a utilizzare, così lo finivo e me lo toglievo dalle scatole. Sono le ampolle miracolose della Pantene, queste qui. Allora, le ho utilizzate per un certo periodo con molta frequenza, però poi mi sono onestamente resa conto che il costo è eccessivo, cioè nel senso sono tre ampolle. Ora, io non ho capelli lunghissimi adesso, però sono tanti, quindi anche utilizzando mezza ampolla, in totale farei 6 applicazioni. E onestamente parlando, 6 applicazioni per un costo che all'epoca, se ricordo bene, sfiorava i 6-7 euro, era un prezzo che io onestamente parlando non accettavo di andare a spendere. Quindi a un certo punto ho detto, senti, per 3 ampolle che con cui faccio anche volendo massimo 6 applicazioni, ora non ne vale la pena. E quindi mi sono diretta su altri prodotti con magari lo stesso costo o anche leggermente superiore, ma hanno un numero di applicazioni decisamente maggiori. Quindi per questo non le consiglio, proprio per questo motivo, perché appunto la qualità, la quantità rispetto al prezzo non sono giustificate. Questi sono i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. In realtà non sono tante cose, perché i doppioni, le cose che vi ho fatto vedere tante volte, ormai non le conservo più, quindi le vado direttamente a buttare. Quindi vi faccio vedere le novità, le cose più nuove o che comunque ho fatto vedere più difficilmente. Se avete qualche dubbio, qualche curiosità sui prodotti, appunto, non esitate a mandarmi un messaggio, io come lo vedo vi rispondo e basta così, al prossimo video, ciao!